Eminenza, Natale 2023, Dio non ci lascia soli, come ha scritto nel suo libro. Qual è il messaggio di questo Natale? Che Dio, nonostante tutto, non ci lascia soli, nonostante noi, che arriva e non ce ne accorgiamo, viene tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto, non c'è posto per lui, non c'è posto per loro nell'albergo. E questo continua a essere così, perché qualche volta verrebbe da riprendere quella espressione così efficace del cardinal Biffi: stiamo preparando tutta la festa, ma non lasciamo spazio al festeggiato. Cioè, dimenticandoci il festeggiato, organizziamo tanto, però ci dimentichiamo di lasciare spazio nella nostra attenzione al benessere. E il Natale è davvero il benessere, sì, ma è molto diverso da quello che cerchiamo noi, perché è il vero bene, non è il bene come vorremmo noi, una pozione che mandiamo giù, ci fa togliere tutti i problemi, diciamo così, un tranquillante che ci toglie le paure, qualche volta così forti, che ci aiuta a togliere anche quelle che abbiamo dentro e quelle che ci vengono da fuori. Ci sono alcune che vengono da dentro, sul nostro futuro personale, sulla mia vita, su che cosa sarò, su quello che sono stato, no? Su quello che ho intorno a me. E poi le tante paure che ci vengono dal mondo intorno, queste guerre che non soltanto non finiscono, ma che per certi versi aumentano e diventano, sono tragiche, no? Che ci fanno rivivere quello che hanno vissuto i nostri anziani, i nostri genitori, i nostri nonni, 80 anni fa, quella tragedia dei massacri che ha visto anche, tra l'altro, anche tanto la nostra regione e la nostra città, la nostra diocesi così colpita. Ecco, non è una pozione per dimenticare, è il bene. E il bene chiede il bene. E questo forse è il vero messaggio del Natale, cioè impariamo a voler bene, dobbiamo regalare anche noi il bene. Per capire il Natale, cioè Dio che ci regala se stesso, il regalo più grande, e anche noi lo possiamo capire solo se facciamo lo stesso, quello che ci chiede. Infatti non ci toglie i problemi, ma ci dà la forza per vincere i problemi. E ci aiuta a capire che a vincere la paura, per cui pensiamo che voler bene agli altri significa voler bene non bene a noi stessi. È esattamente il contrario. Che sia un Natale così, in questo mondo pieno di paura, e che ci svegli dall'essere sonnambuli, come ha detto qualcuno autorevolmente, che l'Italia è come un paese di sonnambuli. Il Natale ci sveglia nella maniera migliore, che ci apre alla vita, e alla vita vera, e che è quella dell'amore di Dio che si è fatto uomo per noi. Buon Natale!